Vabbè, grazie nell'intervento, più che altro voglio ringraziare l'ANAS, i tecnici dell'ANAS, ma l'impresa che ha rispettato gli impegni. La politica, diciamo, ha fatto da supervisione, c'è stata una supervisione direttamente da parte del ministro, del sottosegretario, anzi dimostra la presenza del sottosegretario anche oggi qui, ma io sono contento per il nostro territorio, sono contento per il nostro territorio perché tutte le persone che vengono a passare qualche giorno per questo periodo pasquale viene più che altro a verificare se è possibile trascorrere il periodo estivo dalle nostre parti. Allora questo è il servizio che dobbiamo dare, oltre al servizio a noi cittadini che comunque frequentiamo Vallo per gli ospedali, per il tribunale, i ragazzi che vanno a scuola, ma ci voleva dare questo servizio ai turisti che vengono a scegliere per la metà estiva. Speriamo che quest'anno ci saranno più turisti, noi ce l'abbiamo messa tutta, non ci sono disagi sulla Cilentana né sul versante di Cerase né sul versante di Rocca Gloriosa. Ieri abbiamo aperto anche Rocca Gloriosa con un lavoro tampone, più che altro un intervento tampone, ma subito dopo le feste pasquali inizieranno i lavori per definire la problematica. E questo è un peccato perché secondo me quando ci sono questi problemi la politica deve essere unanime, deve portare tutti quanti lo stesso obiettivo avanti per il territorio, invece portare avanti e dire che la strada non veniva aperta, chi leggeva queste interviste, chi leggeva questi post su Facebook e voleva venire per il periodo pasquale nelle zone costiere nostre, e che cosa ha fatto? Ha prenotato da altre parti, che cosa ha fatto? Non ha creato un danno ad Attilio Pirro, alla politica del centrodestra, ma ha creato un danno al territorio, alle attività del territorio, pertanto è sbagliato. Io se stavo all'opposizione cercavo di pressare presso ANAS, presso il governo per far definire i lavori il più presto possibile. L'ho fatto anche quando stavo in regione, in opposizione, quando è una cosa positiva per il territorio cercavo sempre di sostenerla, ma il danno non l'hanno fatto ad Attilio Pirro, il problema l'hanno fatto alla gente e alle attività imprenditoriali del nostro territorio.